Impegni politici e contabili, la finanziaria in Sicilia e la riforma della legge elettorale. Gli interventi incrociati al microfono del videogiornale Dario Piparo. Si chiamerà Italicum e dovrebbe essere, salvo sorprese, il quarto sistema elettorale della storia della Repubblica Italiana, dopo proporzionale puro, Mattarellum e Porcellum. Cosa cambierà? Proviamo a illustrarlo. Il sistema sarà proporzionale su base nazionale. Cambieranno le soglie di sbarramento. I partiti che non faranno parte di coalizioni dovranno toccare l'8% per accedere in Parlamento, contro il 4,5% dei coalizzati. La coalizione stessa, per costituire rappresentanza, dovrà superare il 12%. Oltre a questo c'è però il cosiddetto Salva Lega, che prevede rappresentanza per quei partiti che superino il 9% in almeno tre regioni. E perché si chiami Salva Lega sembra abbastanza chiaro. E a proposito di nomi eloquenti, il Porcellum venne definito così soprattutto per una carenza fondamentale, l'impossibilità di indicare i propri candidati. Bene, le liste bloccate esisteranno anche nell'Italicum, anche se più scarne e per circoscrizioni più piccole. In sostanza non si potrà esprimere la propria preferenza neanche con la nuova legge elettorale. Ascoltiamo cosa pensano alcuni deputati agrigentini. Abbiamo fatto tanto affidamento su questa forza innovativa anche di Renzi, per cui lui è stato tra quelli che ci ha spiegato che non si poteva andare a votare con liste bloccate, per cui i nomi te li scelgono i segretari di partito. Oggi lui è diventato segretario di partito e si accontenta anche lui delle liste bloccate e dei nomi imposti dall'alto, per cui io cittadino, se dovrò andare a votare per la Camera dei Deputati, dovrò mettere la X su una lista dove i nomi li hanno messi i segretari di partito. Non mi pare che sia una bella riforma. Riforma elettorale che è stata fortemente voluta da Letta e da Berlusconi, ma anche dallo stesso Alfano che l'ha sottoscritta, e credo che questa intanto abbia sancito finalmente un bipolarismo assolutamente saldo, senza più ambiguità, senza più incertezze, e la scelta di Casini che sceglie di passare con il centrodestra, a mio parere, ha anche questo significato, cioè il fatto che ormai non esisteranno più i partiti di centro, ma ci saranno questi due blocchi. Il problema è legato alle preferenze, però, a questo cosa si può rispondere? Infatti la battaglia che noi stiamo facendo come nuovo centrodestra è proprio questa, perché al di là dei collegi più piccoli e al di là delle liste cosiddette bloccate, tra virgolette, anche se il numero è abbastanza esiguo, io credo che sia necessaria invece la preferenza. Ma io penso che l'impalcatura della legge elettorale vada bene, e noi come Nuovo Centrodestra abbiamo sottoscritto il testo base, il testo è arrivato in aula, inizieremo a discuterlo l'11 febbraio. Ritengo che ci siano alcune cose importanti da modificare all'interno di questo testo, e soprattutto il ritorno alle preferenze. Come Nuovo Centrodestra abbiamo chiesto le preferenze in ogni modo, nel testo base non c'è, perché né il PD né Forza Italia vogliono le preferenze, stanno prevedendo delle mini liste bloccate, e quindi per noi sarebbe un ritorno al Porcellum o un mini Porcellum. Per garantire la governabilità verranno istituiti premi di maggioranza del 15% alle coalizioni che toccheranno quota 37%. Se nessuno dovesse farcela, allora scatterebbe il secondo turno elettorale. Stessa solfa anche per il Senato, a meno che non venga abolito, come si ventila, da apposita riforma. Intanto alla Regione si lavora per la finanziaria bis, dopo il via libera di Letta e le risorse in bilancio liberate dalla spalmatura dei residui attivi. Ma Crocetta mette tutti allerta. La situazione attuale, dice il presidente della regione, impone dei paletti inderogabili: conservazione dei posti di lavoro, riorganizzazione del sistema regionale, rilancio delle imprese e del lavoro, solidarietà ai poveri.